Andiamo avanti. Stavamo parlando noi di digitale, di quello che succede in futuro. In futuro cosa succederà? Per come la vedo io, ve l'anticipo. Qualcosa l'azzecco, qualcosa l'azzecco meno, però qualche volta mi danno le soffiate giuste. Ci saranno pochi centri produzione e questi si chiameranno centri fresaggio. Fresaggio, che producono i pezzi grossi. Per esempio i telai, potremmo dire, delle automobili. Poi ci saranno qua chi fa vendita e assistenza. Mettiamola qua, assistenza. Assistenza dell'automobile, per esempio, no? Non può essere uno che fa assistenza anche di più marche di automobili. Possibile, no? Che chi fa il centro assistenza lo fa per la Volvo, lo fa per la Fiat, la Seat anche. Ok, magari Croazia, Moldavia e Montenegro. Ci mettiamo dentro, faccio assistenza per... Ti sei curata all'estero? Io ti risolvo se hai problemi. Quello parlo. Poi ognuno può avere il suo call center, quello che vuoi. Poi ci saranno grossi centri di fresaggio che possono essere di due tipi. O local, o poi abbiamo i centri di fresaggio esteri, delocalizzati. Poi, oltre a questo, cosa abbiamo? Assistenza, qua parliamo di dentista, per esempio. E ci abbiamo in mezzo i laboratori piccoli, laboratori. Laboratori scompariranno? No, non penso che scompariranno. Rimarranno semplicemente loro, invece che fare tutto il range di lavori, questa parte passerà ai centri fresaggio, rimangono qua gli iperspecializzati e qua rimangono i lavori semplici. Ok? Faranno, penso, rifiniture e consegne. Poi magari il dentista manda a loro e loro hanno il centro fresaggio che può essere estero, oppure che ne so, a Milano, che gli manda il pezzo grosso su quale poi loro montano, finiscono, incollano, finalizzano e danno. In tutto questo, questa è una cosa che non hanno visto neanche in Germania quando l'hanno data questa slide, che poi io gliel'ho detto, guardate, vi siete dimenticati una cosa qua, sta nascendo un movimento online dei designer, quel ragazzo che vi ho fatto vedere prima. Ok, ci sarà un outsourcing così. Così o addirittura del dentista, perché questi valgono talmente tanto che non li acchiappa nessuno. Se avete un figlio, fatelo diventare un designer dentale, perché c'è una richiesta, una carenza in questo settore, una crescita esponenziale rapidissima. A un certo punto ci sarà... Non se li possono permettere, perché questa gente gli piace lavorare da palau. E che tu lo metti dentro una scatola, uno che gli arrivano altri 10 e dicono guarda, ti mando il lavoro, non mi importa dove sei, e uno che viene ti do lo stesso. Ma loro lavorano già da ore, i designer. Aspetta, ho dimenticato una cosa, top designer, i migliori, eh? Perché è giusta la riflessione che fai tu, ci sono già, ma quelli ora stanno venendo rimpiazzati nell'arco di un anno dall'intelligenza artificiale. Ok. Tutti i lavori che ora stanno facendo i ragazzi che non sono nel top 5%, ma sono 95% dei lavori possono essere fatti in automatico. Io metto i dati, carico lo scanner facciale, così un bottone mi esce fuori i denti, la dentatura, devo solo cambiare le forme. Rimangono... Quelli ti servono per migliorare con i prodotti nuovi e tutto il resto. Quali? Loro lavorano su tutto ciò che è nuovo. Che ancora quella deve avere. Sì, questi fanno 95%, ma delle cose ti ho detto di questo settore. Sì, gli iperspecializzati, questi hanno bisogno per questi lavori dei designer top. Ma oltre a quelli là hanno bisogno anche dei designer sulle nuove prodotti. Perché quelli, se tu negli ultimi anni sono cambiati, avete avuto una crescita di 4 prodotti. Mm-hmm. Fisso, vetro, cioè oro e ceramica. Mm-hmm. Metà la standard, la linea standard, per esempio, da cui uno dovrebbe partire. Tiene 100 anni e resterà lì. Però tutti i prodotti nuovi tiene una vita. Va a scomparire, ci sarà alla fine una linea, massimo due linee, anzi, non una. Quella resterà che va morendo, però allo zirconio già si sono aggiunti altri due prodotti e vanno aggiungersi negli altri. Sì, c'è il grafenano, ce ne sono tanti sviluppi di materiali. Che loro devono sviluppare.
Le case di produzione, cioè dei materiali, loro immettono i nuovi materiali sul mercato, poi il design, che lo stampi in un materiale o nell'altro, no, il designer non fa un grande lavoro di differenza, cambiano gli spessori, ok? Gli spessori di materiali, come li devi accoppiare, devi avere una conoscenza dei materiali. Questi sono lavori iperspecialistici, non so per la massa, ok? No. Sono lavori iperspecialistici che vengono fatti uno a Tokyo oggi, uno viene fatto a New York, l'altro viene fatto a Moldavia, l'altro viene fatto a Roma, non c'è una concentrazione. Ma loro a questo punto non possono né vivere qua né qua né qua, se ne vanno in cloud e ricevono i file da... Ok. Questa community... Exocad Expert Top 5%, ok, andatevela a vedere su Facebook, l'ho fondata io ed è con loro che stiamo facendo gli esperimenti di telemedicina, ok, gli esperimenti di telemedicina, ci abbiamo diversi contest che facciamo, tutto quello che facciamo è sviluppare nuove linee di denti del futuro, ora ce n'è una bellissima che stiamo facendo, l'hanno sviluppata Liviu col dottor Andrei sotto, e sono proprio simulare la dentatura, ogni singolo dente, con addirittura la radice che ammortizza. Ok, sopra la simulazione dello smalto con lo zirconio, composito che ammortizza, struttura di resistenza che è titanio. E poi una connessione morbida tra il titanio e il composito che simula il legamento dei denti. E in mezzo ci potremo anche mettere i sensori di pressione che danno una piccola elettricità che al periostio ti dà la sensazione della sensibilità. Ok, le cose, ma stiamo parlando di futuro. Ok, di futuro. Stiamo parlando di ricerca e sviluppo. Ma se stai nella ricerca, perché non mi vedete più a me? Perché mi sto occupando di quello, di ricerca e sviluppo. Ok, ricerca e sviluppo, networking con la rete globale, dei designer che sono fuori, con le case dei materiali. Ok, perché qua stanno arrivando una vagonata di macchinari, di materiali, ok, che ci stanno dando perché hanno visto che sta succedendo qualcosa, ok? Quindi attraiamo, vedete che uno di quei vantaggi che se io non avessi fatto seguito a quel consiglio che mi disse quella persona, fate il pagamento anticipato, devi decidere se ottenere pochi piatti nel menù o avere un menù grosso così. Pochi, ma fatti bene. Meno cose fai, più la cucina può essere controllabile e ti puoi iperspecializzare in quella cosa. Anche il discorso dei costi, che sono bassi, sì. non hai un eccessivo spesa dal paziente e quant'altro, quindi riesci a recuperare i costi in questa situazione qua. Devi fare una scelta. Nella vita una moglie, ne puoi far felice 10. Ok? Una e concentrati bene su di una, solo su quella. Okay. Vale per i mariti, vale anche per le famiglie, vale per gli amici, ne devi avere 1000. Pochi, una mano è sufficiente. Io dico sempre, sul numero di telefono 9 tasti devi avere, chiama quei 9 persone devi avere. E alla fine passate a questo. Ok. Fatti un monitor con la chat aperta, vi dimenticate quello che stavate pensando. E questo ti ruba veramente la cosa più importante, che non è avere, vi dicevo, lavoro o tempo, ma è la qualità di quello che fai, la qualità del tempo che passi e delle poche cose ci vengono date l'opportunità di fare. Poi ce ne andiamo tutti, questa rimane qua, questo rimane qua, ma rimane quello che abbiamo fatto, sì, le persone che hai conosciuto. Dici due cose contrarie e opposte. Questa è energia che serve a fare la grande opera.